Buongiorno a voi. Mi trovo qui nelle campagne di Cerveteri, dove da questa mattina le forze dell'ordine stanno cercando il pericoloso evaso, che è riuscito a eludere le guardie e ad uscire indisturbato dal carcere in cui era detenuto. Pronto? Ecco Alessandra, Pronto? Ciao Alessandra, sono Francesca. Vi volevo avvisare, la campagna di Cerveteri c'è un uomo cattivo. Stai attenta. Oh, che fai, padre? Salve, io sono. Ah, tu sei la veterinaria, quella che ha mandato mio nipote per le galline che non fa più Eh l'ova? sì, sono proprio io. Andiamo, devo te vedere queste galline. Ok, andiamo. Entra. Sono più di 3 settimane che non fa più l'uovo a ste galline. Adesso ci penso io, le visiterò una per una. Ma che abbiamo visite? Abbiamo visto, è venuta la veterinaria che ha mandato il nostro nipote, che tu gli andavi a dire che la gallina non faceva più l'uova. Adesso vediamo che dice. Dove sta la veterinaria? Che bello! Che sorpresa! Ho trovato 3 uova! Galline facevano le uova. Certo che è proprio brava questa veterinaria. Fammi andare a vedere chi è. Buonasera, tenente Paoloni, agente di sicurezza nazionale. Signora, devo andare proprio via. Come deve andare via? Non accetta neanche un Un caffè. caffè, scappo. Buonasera, dica. Ah, va bene, sì. Un Senta caffè. signora, una gentilezza, potrei andare al bagno? Sì, come no, ci mancherebbe pure. Grazie, molto Prego, gentile. l'accompagno. Grazie. Le volevo fare alcune domande. Volevo sapere se avevate visto qualche persona sospetta ultimamente. No, non ho visto nessuno. Mi posso aiutare solo. Va bene, io la ringrazio lo stesso. Andiamo in casa e prendiamo un caffè. No, non posso. Prendo un caffè e poi scappo. Vabbè, prendo un caffè e scappo. Eventualmente approfitto per darmi una sciacquatina rinfrescata. Va bene, d'accordo. Tenente, il bagno è giù dritto. Vai, c'è la porta. La ringrazio, vado. Oh, mi scusi. Oh, scusi, lei? Non gli avevo detto che era occupato. Ah, sì, io che sono seduto. Ma le posso fare una domanda? Sì? È una vostra parente? Ma è la veterinaria di fiducia che ci ha mandato il nostro nipote. Ah, ho capito. Mi scuso il fuoco, Scusa, per aver regolato il soccorso, per carità. Continuando la ricerca, però, di questo fuggitivo non ho ancora nessuna traccia. Buono. Grazie, grazie. Le
forze dell'ordine stanno ancora cercando l'uomo che questa mattina è evaso dal carcere in cui era detenuto. Le ricerche sono concentrate nelle campagne di Cerveteri, dove è stato ritrovato il giubbotto che indossava al momento della fuga. L'ipotesi che l'uomo possa aver trovato rifugio presso qualche casale del posto si va sempre più rinforzando. Intanto, tra gli abitanti di questa cittadina, si sta diffondendo paura e tensione. Pertanto le forze dell'ordine invitano gli abitanti a fornire qualunque informazione utile alla cattura. Avanti. Per ora è tutto, linea allo studio. Buonasera, sono la veterinaria, mi manda suo nipote. È stato catturato. Passiamo la parola al nostro inviato a Tiro Picchietti. Grazie cardinale, ti confermo che pochi istanti fa è stato arrestato il pericoloso evaso. Si nascondeva qui presso una famiglia del luogo. Fermo! Tenente, si è perso il testolino! Libera! Mannaggia, finisce sempre lui a guardie e ladri. Come faccio a vedere io te, signore dell'auto, dice che è tenente? Vieni qua, fermatevi! Oh, Mauri! Che fa, Mauri?